Quest'anno abbiamo molte novità rispetto alle edizioni passate. Il primo è che caratterizza anche per il futuro questa iniziativa e che abbiamo invitato i wedding italiani a partecipare. Cioè avremo una giornata dedicata internamente all'incontro tra le aziende artigianali della filiera della sposa e chiaramente i wedding che sono gli organizzatori di eventi. Questa iniziativa quest'anno sarà caratterizzata oltre che da un grosso rapporto con le scuole, rinnovato e cresciuto, quindi abbiamo con noi il Santa Caterina Mendola, nonché il Ferrari, il nostro storico partner, e l'Istituto Alfano I, che ci hanno fornito il personale per la sala, degli abiti. Il Ferrari presenterà un abito per giovani, per festa dei 18 anni, e il liceo musicale Alfano I farà la parte musicale della sfilata. Oltre a ciò avremo la profumazione delle sale con uno studio di un profumo per gli ambienti per quanto riguarda la festa della sposa, e in più avremo i droni. I droni rappresentano l'ultima trovata tecnologica per queste manifestazioni, cioè sono dei piccoli apparecchi telecomandati che fanno riprese dall'alto e che sono oggi molto utilizzati e molto in guerra, quindi speriamo che si usino più in pace che non in guerra. Ricordiamo brevemente dove si tiene e quando si tiene l'evento. Dunque, sabato e domenica prossima 25 e 26, chiaramente a Salerno Incontra, a Via Roma a Salerno, sede storica della manifestazione, dalle 19 di sera. La domenica mattina dalle 10 alle 13.30 avremo invece il matching tra appunto le aziende e i wedding planner. Finisce nella sede della Camera di Commercio di Via Roma sabato e domenica, e ci saranno collaborazioni con le scuole che offriranno hostess, ci sarà la possibilità di vedere queste sfilate di alta moda e all'opera stilisti del nostro territorio, insomma anche la creatività all'opera, ma soprattutto la necessità di dare forza al nostro territorio in un comparto quale quello della sposa, che tira sempre e che sviluppa una concorrenza che è importante e che noi dobbiamo strappare ad altri territori del paese. Penso che da questo punto di vista noi come amministrazione comunale non possiamo far altro che sostenere questa iniziativa che sta crescendo e dargli forza, perché significa dare forza alla nostra economia.